Il programma è presentato da Scuola Sì. Offre un'ampia gamma di soluzioni formative, corsi di livello base ed avanzato. I corsi sono divisi per materie, web design, informatica di base. In ciascuna area, Scuola Sì propone percorsi personalizzati, studiati insieme all'alunno per essere altamente formanti e specifici. Per informazioni, contattaci al numero verde 800 03 51 41 oppure visita il nostro sito scuolasi.it. Ciao, come ti chiami? Alessandra Palazzo. Frequenti la Sapienza, economia? Economia, sì. Mi mancano due esami alla triennale. Bene, bravissima. Sei in corso? No, perché dovevo finire a settembre. Vabbè, ma qui sappiamo che circa l'80% degli studenti è fuori corso. Dimmi un po', come ti sei trovata qui alla Sapienza? Benissimo, ho incontrato un sacco di persone simpatiche, ma così proprio. E poi niente, pure con i professori competenti, le lezioni pure ottime, mi sono trovata benissimo. Sì. Bene, quindi adesso dopo la laurea triennale cosa hai intenzione di fare? Penso che proseguo qui con la specialistica in management. Bene. E basta. Continui. Non hai intenzione di andare all'estero come vogliono fare tutti? No, forse dopo la specialistica. Bene, complimenti. Un motivo per chi ti guarda per venire alla Sapienza? Io penso che sia molto istruttivo frequentare una scuola pubblica perché ti fa capire realmente cosa significa studiare insieme a una gran quantità di numeri o di persone, e non è come la privata che magari sei un po' più seguito, però qui sei veramente un numero e devi cavartela da solo, insomma. Bene, tu sei di? Fondi, in provincia di Latina. E fai un saluto a Mr. Student. Un saluto a Mr. Student. Ciao, come ti chiami? Roberta. Frequenti economia alla Sapienza? Sì, appena dottoressa, ieri. Complimenti. Da dove vieni? Dall'Abruzzo. Dove? Provincia di Teramo. Una terra bellissima. Scommetto che non ci sei mai stato. Ci sono stato, la mia ragazza è di lì. Aquilana. Ok. Come ti trovi qui alla Sapienza? Bene, molto bene. Hai avuto difficoltà rispetto magari ad uno studio privatistico? O come ti sei trovata? Con i professori, con le segreterie? No, soddisfatta dei miei studi. Il fatto che l'economia abbia tutto in un unico stabilimento è una cosa molto positiva perché non permette la dispersione. Bene, adesso che intenzioni hai? Adesso? Sì. Proprio adesso, in questo momento? No, adesso in questo momento no. Ciao, per il tuo futuro accademico oppure lavorativo? Sicuramente la specialistica. E la farei qui? Penso di sì. Che corso? Manimp. Bene, complimenti alla nostra amica. Fai un saluto a Mr. Student. Ciao Mr. Student. Ciao Franci, lui è Mr. Student della Web TV degli studenti. Ciao Mr. Student. Ecco, e niente, vogliamo fare una intervista su che cosa ne pensi della Sapienza? Allora, calcola che a me mi hanno appena perso l'esame di matematica. Benissimo. Facendo, ho fatto 3 anni fa, quindi potete immaginare voi cosa penso in questo momento della Sapienza. Però è sorridente, ho detto tutto. Sì, ho già pianto. Ah, sì. Vabbè, dai, il sole dopo la tempesta. Oggi è primavera. Ottimismo, dai, vediamo i lati positivi. Ecco. Invece che 25 prenderò 30. Dai, così, così, vedi, così li vedi vogliamo, gli studenti della Sapienza sono così, c'hanno che se tolgono un esame. Mica come quelli della luce. E dove tu hai preso 25? Loro lo rifanno per prendere 30. Questo è il vero senso del dovere degli studenti, vero? Giusto, bravi, lei poi è fortissima. Va bene, Franci, quindi i pro e i contro? Più pro o più contro? Dai, pro è che usciremo fortificati. Bravi, vedi? Ma lui non ci sta proprio seguendo. Mr. Student, Mr. Maglietta Rossa, hai capito? Usciremo? Usciremo da tutto ciò? Fortificati. Questa è la parola uguale. Più sapienza. Fisicati, cosa dici? No, fortificati. Va bene, allora un saluto. Un saluto a tutti. Bocca al lupo, Crepi, ciao. Sei fuori sede oppure fai su e giù col treno? Faccio su e giù, pendolare. Ciao ragazza, sei in corso con gli esami? Sì. E ti stai trovando bene all'economia? Sì. Hai problemi con la burocrazia, le segreterie? Molti studenti si stanno lamentando di questo. Non particolarmente, a parte adesso faccio gli esami e basta. E come ti sembra come ambiente la Sapienza, come studenti? Sembra un ambiente multinazionale,
Oppure tu normalmente frequenti solo gente di Roma? Beh, io frequento per ora soltanto gente di Roma, però mi sembra che comunque anche abbastanza multinazionale, nel senso ci sono parecchi ragazzi Erasmus, così. Poi io non sono interessata a partire per l'Erasmus, però vedo che anche altri riescono a partire. E quanto ti manca la laurea? Mi sono preso la triennale a luglio e ora sto facendo la specialistica, quindi tra 2 anni dovrei finire. Bene, complimenti. E che intenzioni hai per il futuro in breve termine? Specialistica? Sì. Beh, dopo la specialistica mi piacerebbe iniziare a lavorare, e condizioni permettendo ovviamente. Qui in Italia? Sì, preferibilmente in Italia. Va bene, complimenti. Senti, ci fai un saluto a Mr. Student. Ciao. Di dove sei? Di Melfi. Melfi, in Basilicata. E sei qui a Roma come studentessa fuorisede a? Alla Sapienza. Economia. Economia. Anche te. Ma si sente? Si sente. Si sente. Ma che sei? E dimmi un po', come ti trovi qui? Benissimo, sono fuori corso, mi trovo sin troppo bene. Come un po' tutti, diciamo, no? Sì. E hai avuto mai difficoltà con qualche professore, con le segreterie? Sì, una volta sì, un professore mi ha fatto fare una figura di cacca. Spiegaci un po', siamo curiosi, dai, dici. Stavo giocando a Tris con un mio caro amico durante la sua lezione. Il professore mi ha sgridato e mi ha cacciato dall'aula. Che cafone. Cafonissimo, mamma mia, non ne parliamo. Bene, quindi adesso tra poco prenderai, facendo i dovuti scongiuri, la laurea triennale. E che intenzioni hai per il futuro? Sinceramente, 23 anni e non lo so ancora. Cioè, non sai se vuoi restare in Italia, se vuoi continuare gli studi magistrali, un'esperienza all'estero? Penso che forse continuerò gli studi e poi me ne ritornerò al mio paese a lavorare. Sei una grande. Saluti a Mr. Student. Ciao Mr. Student. Allora, vi presento, questo è il mio tavolo ufficiale a tutti i miei eventi. Loro sono, mi seguono ovunque. Lei si chiama Elena, vai. Piacere, io sono Elena, loro sono Nicole, Jessica e Nastia, che si nascondono giustamente. E noi siamo il solito classico tavolo con Ibra, quello che non ci fa laureare in tempo, perché andiamo sempre praticamente alle sue feste, però comunque la Sapienza è una bellissima università. Se volete laurearvi presto, dovete frequentare Ibra, ok? E tutte le persone. Dal lunedì a venerdì si studia. Esatto, dal lunedì a venerdì si studia costantemente, le lezioni dalle 2 alle 8, tutti i giorni, è assolutamente in ritardo. Sponsorizziamo la festa, mi raccomando, venerdì al Pai. No, che Pai, stavolta non è al Piper, ma è al Bohème, mi raccomando.